Buondì! Oggi domenica 2 ottobre 2022 andiamo a fare la gita con questa supermotonave alle isole Egadir, precisamente a, come si chiamano? Favignana e Levanzo. Marettimo no, perché è troppo in là. Andiamo a vedere. Ragazzi, c'è un mare mosso che fa paura. Qua tra un po', adesso non si vede, ma tra un po' ci inizia le vittime. Erano tutti belli abbronzati. Lampo 7, 2.40. Col sacchetto, essere un po' fuori, le onde. Si vedono le onde. Quello è il primo sacchetto. Oh, ma è pieno, eh! Là ci sono due sacchetti e via. Arrivati nell'isola di Favignana, una delle isole Egadi. E adesso vediamo. Questa è la piazzetta di Favignana. Stiamo lasciando Favignana per andare a vedere delle calette. Favignana è invece la più grande, una superficie di 19 km di popolazione, stabilmente residente di circa 3.000 abitanti, che raggiungono punte di 40-50.000 presenze durante l'alta stagione estiva. È un'isola ad alta vocazione turistica, un turismo che questa è la Cala Rossa, che è la cala più famosa dell'arcipelago dell'Egadi, perché il fondale ha sabbia finissima e rossa. La caletta del Marino è caratterizzata da cave sotterranee, miniere di tutto, tanti piccoli, come dire, vedete da questa parte, alcuni di questi si addentrano verso l'interno dell'isola anche per diverse centinaia di metri, un'altra tipologia estrattiva. Noi nel frattempo ci arrivati in Cala Azzurra. Che spettacolo che qua è. E qui faremo il bagnetto. Sosta, bagno.
punto. Eccolo Paolino. Vai. Ecco che si sta per fare. È andato. È un po' l'invidio. È arrivato il momento della pappa. Eccoci il momento della pappa. Siamo arrivati nell'isola di Levanzo. Questa è Cala Misola, cala famosa perché c'è 25 metri sott'acqua, un sito archeologico che era affondata una nave antica. Questa è Cala Fredda. Molto bella anche questa. L'acqua ha un colore bellissimo. Allora, Levanzo è lì. Dov'è? Qua mi copre il coso. È l'isola più piccola dell'arcipelago delle Egade. L'inverno ci sono 100 abitanti. L'arcipelago delle Egadi è la riserva marina più ampia d'Europa. Vediamo lì quante cose che ho saputo in questa gita. Bellissimo, qua si fa un altro bagno, pausa bagno. Questo è il centro dell'isola, il paese piccolissimo. Il faraglione dritto di prua di fronte a noi, un luogo importante dal punto di vista naturalistico qui sull'isola, in quanto è sede di nidificazione dei gabbiani reali, degli uccelli, delle tempeste. In lontananza, alle spalle del faraglione, invece, quella è l'isola di Marettimo, la più distante, quella che detiene la maggior parte di superficie di area marina protetta dell'intero arcipelago. Sbarcati, eccolo qua, nel centro di Levanzo. Qua c'è proprio quattro casette, però molto belle. Guardate che c'è un'acqua che acqua c'è, eh? Pensa Paola che addirittura a Marettimo, che è l'isola più lontana, c'è la foca monaca. La foca monaca o la monaca foca. O la foca monaca o la monaca foca. Diciamo la foca monaca, va. Andiamo a fare il giro. Andiamo a prendere la metropolitana? Dai, andiamo a prendere la metropolitana. Ok.
caldo, Paolo. E comunque è un'isola, è un paradiso, piccolina ma un paradiso quest'isola, dei colori di mare, una pace, questi viottoli, pensa la sera cosa deve essere qua, e l'inverno, 100 abitanti, in queste case qua, finito da lì a qua, 100 abitanti, roba da matti. E diciamo che anche qui gli animali stanno bene, eh? Ma che bello! Che bello! Che... E questo cagnotto qua, questo bassotto, non è poco bello? Che appena uno si avvicina vuole le coccole, guarda che bello! Guarda che bello! Ciao, ciao! Ciao, 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 ciao! Bellissimo! Sì, stanno bene anche gli animali qua, mica solo gli umani, eh? Siamo entrati dentro il paesello, c'è una chiesa piccola, poi lì decidesse una scuola, che hanno detto c'è qualche alunno, inverno, più di qualche non c'è, in realtà io non vedo i nomi delle vie. Secondo me si chiamano, e tutti hanno il nome della famiglia, le case. Però i numeri civici ci sono. È anche vero che qui si conosceranno tutti. Ah no, via salita chiesa, c'è. Questa è, immagino, forse la scuola. Forse. Che bello. Andiamo a prendere un caffettino? Sì. Che tra un po' si riparte. La mia Vespa è più nuova, eh? Sì, la mia Vespa direi che è messa meglio. Cercavo l'alimentari, ecco, vedi, alimentari. Quindi c'è anche questo negozietto. Gelato o caffè, Paola? E anche la vista da qua, direi che male non è. Mario, e con questa vista salutiamo dall'isola di Levanzo. Finalmente, guarda qua, fai vedere, questa è la vera granita. Buonissima siciliana, buona, mica ghiaccio con zucchero, è una cosa, abbiamo il sorbetto dentro e finalmente abbiamo la granita siciliana. No, sempre che non facciamo bene. In Sicilia fanno delle cose, ragazzi, che da noi sono imitate, ma non sono così. Mua.
Da qua si vedono benissimo le tre isole. Allora, quella che è Favignana, questa che è quella che siamo andati a vedere prima, e poi c'è Marettimo che è quella lontana laggiù. In realtà ce n'è un'altra piccolissima che è questa, piccola piccola, c'è solo quel manufatto, che si chiama Isola Formica, dove c'è un centro per disintossicazione di gente, non ho capito, sì, di tossicodipendenti. Stiamo tornando a Trapani. Stiamo arrivando a Trapani. Tramonto visto dalla punta di Trapani. Il sole in realtà non lo vediamo andare giù sul mare, ma dietro all'isola di Levanzo, quella giusto? Levanzo, sì, perché quella è di là. Questo è il versante dove si vede Erice, che è esattamente lì su. Questa striscia illuminata è la funivia che porta ad Erice. Invece stasera andiamo a mangiare in questo ristorante, quello vero? Che si chiama La Tramontana. Perché andiamo lì? Allora, andiamo in questo ristorante perché mentre guardavamo il tramonto abbiamo chiesto a un pescatore anziano con due denti, che ci ha tenuto 20 minuti per dire questo, 20 minuti, ma in 20 minuti io ho capito una sola parola. Io gli ho chiesto se si può andare a mangiare del pesce buono, ma buono, saporito. In 20 minuti di spiegazione ho capito La Tramontana, in 20 minuti, solo questo ho capito, La Tramontana. Andiamo a provare.